Basilio Fioriglio si lamenta. Allora, qual è? Dicevi l'autorevolezza, di che cosa parlavi? Autorevolezza, mi riferisco che tu hai una sede che è una delle più belle di Piazza Armerina come riferimento al centro storico. E non ti occupi mai di iniziative personali se prima non ti vengono segnalate da un amministratore o dai cittadini, mentre Ma che cosa devo fare? il giornalista non si racchiude semplicemente nelle notizie che altri ci portano, ma è nelle iniziative che portano avanti. Io ti ricordo una cosa, Camilla Cederna mandò a casa un presidente della Repubblica, facendolo dimettere 6 mesi prima, il famoso semestre bianco, con quello Vabbè, ma io non è che. che ne conseguì Ma per la non sono un politica italiana. giornalista di Non ha professione, lo importanza, faccio per, ce lo faccio nei ma momenti siccome di. tu ami e vivi la tua città quotidianamente, la devi vivere anche non Ma attraverso scusa, ma Fioriglio questa. ed altri, ma la devi vivere anche attraverso iniziative tue. Ma io lo faccio per quando possibile, lo Questo mi faccio. fa piacere, mi fa Semmai piacere. voi E allora, consiglieri non fate nulla la questo è mattina alla pure vero, sera. dico, non è dico che Cioè voi noi ci peraltro, io non ho occupiamo. avuto il mandato dal popolo per fare Tra delle l'altro a cose, voi questo si sì. aggiunge che questi Sì, però consiglieri e il ascolta. sottoscritto che nulla volendo millantare perché faccio solo il mio dovere, ad oggi da quando ci siamo insediati ha fatto soltanto 72 interrogazioni tra interpellanza, mozione e così via. Sì, Ma è ma. doveroso, quindi nulla, non ho fatto nulla per la città, Mentre se ci non il sono mio altri dovere. consiglieri comunali che non hanno fatto né un'interrogazione, né una mozione, neanche un'interpellanza, non sono uno, ma diversi consiglieri comunali che scaldano lo scranno di Sala delle Luci, no? No, di, come si chiama? Di Palazzo di Città? Oppure no? Non è che possiamo colpevolizzarlo. Ah, perciò Sono tu giovane, colpevolizzi me perché sono mi dici che giovane, non faccio cose per la città, mentre voi che siete stati eletti dal popolo. sono giovane, impareranno, ora No. sono in attesa, stanno guardando i più anziani, spero che questi anziani riescano a dare dei suggerimenti Senti, ma. fattivi per poterli inserire bene, quindi anche loro esercitare quell'ufficio che hanno avuto la fortuna, la ricchezza e l'onore di rappresentare la città di Piazza Armerina. Senti, ma a proposito di giovani, Giuseppe Capizzi è il candidato dell'asse PD MPA-UDC alla presidenza del Consiglio. Basilio Fioriglio lo vota? Basilio Fioriglio non va nulla a caso nella politica, non è che si fa solamente, ci incontriamo due, ci diamo una battuta sulle spalle e dici oggi votiamo a Capizzi, dobbiamo votare Altare. Basilio Fioriglio vota quel presidente che serve a una risvolta della città in un momento particolare che la città ha bisogno non solamente dell'amministrazione, ma ti assicuro che ha bisogno del Consiglio Comunale, perché ancora non è stato recepito bene il ruolo che ha il Presidente del Consiglio. Quindi in un complesso ed in un programma che porta beneficio alla città e quindi possa dare dei suggerimenti all'amministrazione, Basilio Fioriglio valuterà se votare Giuseppe Capizzi o votare altri. Ah, voti o non voti? Basilicenga, tu Basilio ogni volta il Fioriglio politichese, allora voti lo Giuseppe valuterà, Capizzi tra o no? l'altro hai scritto stamattina che c'è stato un accordo politico tra tre partiti. Se non conosco qual è il contenuto dell'accordo politico, come potrei? A parte sarei un intruso in quanto non ho partecipato a questo accordo. Come farei a dire sì o no? Sarebbe veramente un atto grave, fuori dal mio ruolo e dal mio buonsenso, tra virgolette, Vabbè, perché allora lo non si dico. sa per chi vota Basilio Fioriglio, può No, no, non darsi. si sa. E Basilio se qualcuno Fioriglio. proponesse Basilio Fioriglio Presidente del Consiglio? Se mi propongono gli altri, io che posso fare? Se c'è una maggioranza coesa e veramente Fioriglio Basilio sia voluto da tutti, certamente il sacrificio per la città. Ognuno esercitiamo quell'ufficio, ripeto, per il bene della città, non è che a titolo personale. Quindi ci dovrebbe essere una questione di 19 consiglieri per accettare. Meno di 19 non accetterei. Ah, ho capito. Perché tu non voteresti? Ci mancherebbe, sarebbe troppo comodo e facile votare se stesso, dico lascialo fare ad altri questo. Allora, Basilio, una cosa. Stamattina diciamo, il comitato dei comitati dei quartieri, voi consiglieri comunali, avete annullato questa manifestazione davanti alla prefettura. Volevamo fare un sit-in, ma il prefetto ha detto, si è spaventato che ci andavamo con le forghe, che andavamo a fare casino e quindi ha detto: oh, se si fa il tavolo tecnico non si fa il sit-in. Insomma, una decisione un poco strana, Ma no? Tu che vedi, sei un uomo delle istituzioni, come giudichi io questa cosa? giudico anche questo positivo, perché il prefetto è super partes e come tale deve amministrare bene quel tavolo tecnico che ha promosso. Non voglio enfatizzare assolutamente, quindi ostentare qualcosa. Venerdì, prima dell'inizio del corteo, il sottoscritto in consiglio comunale chiese
questa riunione perché si potesse mettere in atto come consiglio comunale tutto quello che è necessario per il prosieguo di questa azione che la città ha iniziata e che noi non siamo stati mai assenti, ma dovevamo proseguire nella nostra azione. A seguito di questa mia richiesta in consiglio, il presidente ha convocato questa conferenza, ma anziché convocarla nella sede istituzionale ha voluto e ha fatto bene convocarla ieri presso l'ospedale, presso il reparto di ginecologia di cui io ho accettato l'invito di buon grado. Avevamo deciso questo incontro, sono stato io a chiedere ieri, ed è inserito a verbale anche questo, che il presidente facesse parte di questa delegazione di rappresentanza unitamente al sindaco. Di seguito ed all'esito dell'incontro che ci sarà con l'assessore Russo, ho chiesto che prenderà il Consiglio altre azioni da fare, qual è quella di recarci a Palermo per tenere un Consiglio comunale nella sede dell'assessorato e nella sede della presidenza della regione. Insomma, ce la spuntiamo se siamo tutti insieme su questa cosa. Sono convinto di sì, perché ho avuto paura fino a qualche giorno che la città avesse attuato il sistema che è quello che i nostri avi ci hanno lasciato tanta ricchezza, ma quando si parla i detti antichi che sono sempre positivi dobbiamo crederci, in quanto c'è un detto armameci e iteci, mentre questo detto oggi è stato sfatato perché la città, devo dire con orgoglio e con piacere, è stata presente. Grazie a Basilio Fioriglio, speriamo che non se la piglia sempre con i giornalisti, che comunque lo ringraziamo per questa bellissima intervista. Piano, guardate però che elegante, eh? Cioè, ha una giacca di pile, cos'è questa giacca? Cravatta blu, sembra uno di Forza Italia, uno di Berlusconi sempre. Berlusconi è un industriale, io sono un cancelliere del Ministero della Giustizia e quindi della Repubblica Italiana e credo nell'istituzione così come l'esercito col mio ufficio e con l'ufficio elettivo. Dopo queste belle parole salutiamo Basilio, www.agostinosella.it. Grazie Agostino di avermi dato questa ulteriore opportunità di parlare con la mia città.